L'amore è nell'aria qui ad 11 giga, ragazzi. E dato che oggi è San Valentino, direi che non c'è modo migliore di parlare dell'accoppiamento delle tartarughe d'acqua. Houston, basta però adesso, basta. Ah, sto ragazzo. Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video e benvenuti ad 11 Giga, l'unico canale di YouTube a cui anche i vostri animali sono iscritti. Tranne Houston, lui guarda solo PewDiePie. Uno degli argomenti più belli e interessanti, l'accoppiamento delle tartarughe d'acqua. Così nel video di oggi proviamo a dare qualche informazione a riguardo e capiamo qualcosa di più sui vostri animali. Le tartarughe sono ovipare, il che vuol dire che depongono le uova, uova che sono già state fecondate tramite l'accoppiamento, anche se comunque lo sviluppo dell'embrione avviene fuori dal corpo materno, di conseguenza all'interno dell'uovo una volta deposto. Nei rettili la maturità sessuale non dipende semplicemente dall'età, ma molto spesso anche dalle dimensioni, e cambia anche tra maschi e femmine. Capita molto spesso di avere dei giovani adulti, che vuol dire che degli esemplari relativamente giovani potrebbero già essere pronti all'accoppiamento. Questo avviene solamente in allevamento e di conseguenza in situazioni domestiche. Infatti in natura la maturità sessuale di questi animali può arrivare anche dopo molti anni. Generalmente per i maschi in allevamento la maturità sessuale può arrivare al circa terzo quarto anno di età, mentre per le femmine tra il quarto e il quinto. Capita comunque che molto spesso la maturità di questi animali arrivi molto prima, semplicemente perché con il loro sviluppo e quindi con il diventare di queste tartarughe sempre più grandi, in realtà siano già pronte e mostrino già i primi segni di voglia di accoppiarsi. Di conseguenza fare una stima semplicemente basata sull'età non è molto spesso corretto, proprio perché questi animali possono crescere tanto e svilupparsi anche molto in fretta. Nelle nostre aree, nelle aree europee, di solito il periodo di accoppiamento delle tartarughe parte da marzo, di solito marzo-luglio. Ci sono comunque dei casi in cui questo si protrae anche fino a settembre. Marzo è il periodo in cui le tartarughe escono dal letargo. Il letargo, come dicevamo già in un altro video, qui vi lascio il link all'interno della descrizione, è un periodo molto importante perché permette alle tartarughe semplicemente di riposarsi e rigenerarsi. E una volta che si svegliano dal letargo, sono pronte. Il processo di accoppiamento delle tartarughe è molto particolare e avviene tramite quello che viene definito come la danza dell'accoppiamento o il ballo dell'accoppiamento. Sono comunque riuscito a filmare Houston e Dakota. Houston infatti oramai, anche se è relativamente giovane, sembra pronto per accoppiarsi e non riesce più a stare fermo. Comunque è molto interessante la danza dell'accoppiamento nelle tartarughe, semplicemente perché il maschio inizia a nuotare piano piano e a muoversi intorno alla tartaruga. Di solito molto spesso annusa la coda in cerca ovviamente della cloaca, questo per capire se è effettivamente una femmina. Sai com'è? Se no è un po' difficile, poi si trova le sorprese. Una volta che inizia a girare intorno, piano piano il maschio poi si posiziona davanti al muso della femmina e inizia a strusciare la sua testa avanti e indietro, proprio contro il collo e la testa della femmina. E poi vedrete le zampe del maschio davanti che iniziano a muoversi proprio in questo modo. Molto spesso si dice che cercano di fare delle carezze, ovviamente un modo per far capire il tipo di movimento. È un argomento difficile questo. La danza dell'accoppiamento avviene sul fondo, proprio perché deve essere lontano da tutto e in un posto in cui sia il maschio che la femmina si trovano al meglio. Una volta che la femmina è ben disposta e che quindi questo tipo di avance sono andate a buon fine, il maschio si sposta dietro e può essere un rito comunque molto violento. Infatti molto spesso la femmina non è ben disposta nei confronti del maschio e questo qualche volta può anche sfociare in qualche morso che può avvenire sul collo o sulle zampe. Per di più poi la presenza di più maschi può sfociare in sfide vere e proprie tra i vari maschietti che cercano di contendersi la propria femminuccia. Per questo è molto importante di solito avere uno spazio in cui ci sono più femmine che maschi, proprio per evitare questo tipo di competizione. Il periodo di gestazione delle femmine dura all'incirca 2 mesi, qualche volta un pochino di più, qualche volta un pochino di meno. All'interno di questo periodo vedrete la femmina diventare ovviamente sempre più grande perché le uova iniziano a svilupparsi all'interno. La femmina tenderà a passare molto tempo
tempo sul fondo. Infatti continuerà a muoversi, cercare un ambiente semplicemente per capire dove poter andare a deporre le sue uova. La deposizione avviene solitamente, per la maggior parte delle volte, sulla terraferma. Le femmine cercano semplicemente un posto, una zona umida, che però sia comunque irradiata dal sole e dai raggi solari, in cui poter scavare e deporre le loro uova. Una cosa molto interessante, per esempio, con le tartarughe di terra questo succede, e la stessa cosa si vede anche con le tartarughe d'acqua, è che le femmine di solito fanno per esempio la pipì su una zona proprio per cercare di capire e percepire l'umidità di quella parte, di quella zona. Di solito per far sviluppare l'embrione ci possono volere dai 2 ai 3 mesi. È molto importante, se li tenete all'interno di un'incubatrice, mantenere un'umidità e una temperatura costante. Avere anche un terreno che in un modo o nell'altro possa trattenere l'umidità, come per esempio la fibra di cocco. Non lasciate comunque le uova galleggiare, perché questo ovviamente può creare larve e funghi. Faremo magari comunque un video dedicato a questo e a come stabulare le vostre piccole uova. La temperatura incide anche sul sesso dei nascituri. Infatti, se la temperatura di solito è sotto i 26 gradi, dalle uova nasceranno più maschi, mentre se la temperatura è sopra i 26-27 gradi, nasceranno per lo più femmine. Appena nate potrebbero ovviamente non mangiare, avranno bisogno di un pochino di tempo per abituarsi all'acqua, per abituarsi a muoversi. È importante comunque sia non metterle subito con tartarughe più grandi, mettetele in una vaschettina con meno acqua e dategli tutto quello che serve. Ok ragazzi, spero che questo video vi abbia interessato e che vi sia piaciuto. E parlando di San Valentino, ditemi voi se questo non è il regalo più bello che avete mai visto. Regalata dalla mia dolce e perfetta metà e anche il mio giga di 11 giga. Io ovviamente vi ringrazio per avermi seguito e vi ricordo che ci sono 2 nuovi video a settimana, martedì e giovedì alle 15:15, quindi iscrivetevi per un sacco di nuovi video e noi ci vediamo nei prossimi video.